È lunedì come tanti altri. In verità oggi è 30 aprile, il giorno prima del 1° maggio, e tantissimi lavoratori oggi fanno ponte, non come noi montatori, che dobbiamo comunque continuare a lavorare perché per noi i ponti non esistono. E quindi mi è venuta un'idea, rispondere ad una domanda che in tanti si pongono, in tanti mi fanno: qual è il software di montaggio migliore? In questa domanda voglio provare a rispondervi. Sono cotto, quindi non date peso a quello che dico. In questa domanda voglio provare a rispondervi. No, davvero, sono cotto. Quello che naturalmente volevo dire è che in questo video proverò a dare una risposta a questa domanda. Torniamo a quello che dicevo prima. E quindi ho chiesto a due cari amici youtuber, Enzo e Dario, di raccontarmi loro che software di montaggio utilizzano, così da poter condividere la cosa con voi. Ciao Luca, grazie di avermi invitato qui nel tuo canale. Mi presento per i tuoi iscritti. Mi chiamo Dario Nicolai, sono un fotografo della provincia di Viterbo. Ho un canale su YouTube che parla proprio di fotografia e post-produzione. Se vi può interessare, dateci un'occhiata. Luca mi ha chiesto di parlare di quale programma utilizzo per montare i miei video. Da fotografo utilizzo sia Photoshop che Lightroom, che ho in abbonamento nella formula Photography. Purtroppo non è compreso e non è espandibile, e per avere anche Premiere e After Effects, che dovrei pagare 20 euro all'una in più al mese. Io ho scaricato Premiere e la versione di prova, sono riuscito a montare i miei video, ma devo dire che comunque bisogna prenderci la mano. Il programma è completo, ma è un po' macchinoso. È forse più pensato per chi è del settore. Visto che utilizzo il MacBook Pro per lavoro, ho acquistato Final Cut, con la quale mi sono trovato subito bene, è molto più user friendly, e aggiungendo i plugin si può sia elaborare qualsiasi file che aggiungere o realizzare qualsiasi effetto. Ora Final Cut è arrivata alla versione 10, è uscito ultimamente l'ultimo aggiornamento che hanno migliorato molto la color correction, anche se ammetto che io utilizzo un plugin per sistemare i colori dei miei video, e a volte aggiungo anche delle LUT sempre tramite plugin per migliorare l'aspetto dei miei video, registrando attualmente in Hybrid Log. Di nuovo grazie Luca di avermi ospitato, buon video a tutti e ciao! Ciao Luca, grazie intanto per questo spazio nel tuo canale. Mi presento per i tuoi iscritti e per le persone che non mi conoscono. Mi chiamo Enzo, sono un fotografo e anche io ho un canale YouTube. Allora, il software di editing che uso io per montare i miei video è VideoPad. È un programma che sicuramente in pochissimi conoscono, perché sicuramente non è un software professionale, però secondo me, insomma, nel suo piccolo c'ha dei vantaggi, insomma, prima di tutto il fatto di essere leggero. Questo perché io lo trovo comodo, perché il mio PC è davvero, insomma, è un po' lento, è un po' vecchiotto. In realtà adesso sto già cambiando computer, per cui insomma ne ho preso già uno più potente, nel quale penso sicuramente di installare Premiere Pro. Però vi ripeto, questo VideoPad in fin dei conti c'ha un po' tutte quelle funzionalità che ci servono appunto per riuscire a realizzare i nostri video. Luca, ma una domanda di riserva non c'è, vero? Vabbè. Se ve lo consiglio, sicuramente no, nel senso che se avete la possibilità di utilizzare, insomma, programmi come Final Cut, Premiere, eccetera, insomma, sicuramente quelli nel lungo termine sicuramente poi, insomma, continuano a funzionare più che bene. Mentre questo di qua, magari VideoPad, è un programmino che può andare bene magari all'inizio, se perché magari non avete un computer potente, però poi magari un domani avete sicuramente l'esigenza magari di fare un upgrade, per cui tanto vale iniziare con programmi più seri. Però vi ripeto, per chi non lo conosceva, magari potrebbe anche trovarlo magari utile anche per il momento. E questo è tutto. Ciao! Beh, come avete sentito, non tutti quanti utilizzano gli stessi software per montare i propri video, che siano montatori oppure che utilizzino i software di montaggio per montare dei video che poi vadano pubblicati su YouTube. Di sicuro esistono tantissime varianti, ci sono tantissimi software validi, ma oltre ai blasonati esistono anche tantissime varianti. E non solo, ci sono tantissime varianti gratuite, perché non è detto che tutti quanti, per chi vuole cominciare a montare, debba per forza acquistare la licenza di un software, oppure rientrare per forza nei 30 giorni di prova prima di doverlo acquistare. Perché è sbagliatissimo scaricare software pirata. Tutti quanti lo abbiamo fatto, quindi non negare che lo hai fatto anche tu. Ma quando si comincia a lavorare è bene utilizzare software licenziati. Ma per chi non può utilizzare una licenza, non può acquistare una licenza di un software di quelli più conosciuti, vediamo quali sono le fantastiche opzioni a disposizione gratuitamente sul web.
Cominciamo da It Film. Non è detto che tutti quanti conoscano questo programma, ma come esiste una versione commerciale che costa all'incirca 300 euro, ne esiste una versione gratuita chiamata Express. È un software di montaggio completo con tutti i tool essenziali per poter montare e in più all'interno ha un sistema di compositing per creare anche effetti visivi e motion graphics. Passiamo ad Avid Media Composer First. Avid è il software più conosciuto e più utilizzato al mondo nelle grandi produzioni cinematografiche e televisive per il montaggio. Avid nasce come software nudo e crudo di montaggio video, ma ha anche tutta una serie di tool per la color correction, per il mixing audio, ma rimane comunque un software altamente di montaggio. Scegliere Avid Media Composer First di sicuro aiuterà chi poi vorrà passare al fratello maggiore. Il tanto amato ed agognato DaVinci Resolve di Blackmagic. DaVinci Resolve è un software che nasce come software di color grading molto molto completo e da diverse versioni a questa parte è stato aggiunto tutto un reparto dedicato al montaggio video, al montaggio dell'audio e dalla versione 2018 anche effetti visivi. È un software altamente completo anche nella sua versione gratuita. Insomma, non si può negare che varietà non ce ne sia. Ci sono delle alternative davvero molto valide e davvero molto funzionali. A mio avviso, tra i software che vi ho mostrato adesso, il migliore da utilizzare ad oggi probabilmente è DaVinci. Perché DaVinci è un software che è diventato praticamente un software completo per ogni filmmaker, perché incorpora insieme tutta la parte di montaggio, di preparazione, ora anche di compositing di effetti visivi, di motion design, di color, ma la color vera, è tutta la parte di esportazione e delivery. Quindi è diventato un software davvero molto completo, ancora molto instabile, ma sono convinto che nel futuro, con tanti aggiornamenti, quindi tantissima pazienza e tantissimo lavoro, Blackmagic riuscirà a renderlo alquanto utilizzabile anche in produzione. In produzione oggi viene utilizzato DaVinci non per montare ma per colorare. Un test che io farò personalmente nel mio studio è quello di provare ad utilizzarlo anche per la parte degli effetti visivi. Tant'è che ho utilizzato Fusion per lavorare alcune inquadrature di alcuni miei progetti ed ora Fusion è stato integrato all'interno di DaVinci. Quindi cercherò di capire come funziona il meccanismo anche per le produzioni un pochino più importanti. Ma se volete fare davvero i montatori cinematografici, allora io vi consiglio di studiare Avid. Perché Avid è il software utilizzato per il montaggio, il software più stabile che possa esistere sulla faccia del pianeta per il montaggio di film. Un software che praticamente non si inchioda mai, quando si inchioda c'è un motivo ed è tutto praticamente recuperabile. Studiare in questo percorso Avid First può aiutarvi poi di sicuro al passaggio poi ad Avid Media Composer, che fondamentalmente è lo stesso identico software, quindi soltanto che è molto più potente con molte più funzioni. Quindi imparare quello, se poi si vuol fare da assistente al montaggio e da montatori per il cinema o per la televisione, di sicuro non è una scelta sbagliata. Qui si dividono le due categorie, chi vuole fare il montatore artista e chi vuole fare il filmmaker e sceglie DaVinci. Quindi se state cominciando questo mestiere, dovete fare una scelta. Volete diventare videomaker o diventare montatori? A voi la scelta.